4 giorni dedicati agli amanti della natura e del verde. Torna nel cuore di Fano la tradizionale Festa dei Fiori. L'appuntamento, in programma da giovedì 22 fino a domenica 25 settembre, vedrà coinvolgere a partire dalle ore 8:30 del mattino tutta la zona del Pincio, via Arco d'Augusto, via delle Rimembranze e via Filippo Corridoni. Più di 30 gli espositori tra florovivaisti, produttori e vasai che proporranno fiori, piante e naturalmente le novità dell'anno. La possibilità di rendere le nostre case e quindi la nostra città più bella, più green, in un programma anche molto ricco, perché ecco, oltre alla mostra mercato avremo laboratori per i bambini nei 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, nell'area dei Giardini Roma, e c'è una bellissima collaborazione con la giornata, l'European Mobility Week, che il 22 porta la Techfem in piazza 20 settembre a realizzare una serie di attività sulla mobilità sostenibili, quindi un altro weekend dove la città sarà ricca, ecco, ma la voglia anche da parte nostra di incentivare tutti a rendere le proprie case, i propri balconi fioriti più belli, così che tutta la città, insomma, diventi più bella. Insomma, la città di Fano si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto, ma anche in un grande palco, perché nelle giornate del 24 e 25 settembre, grazie alla collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Rossini, si svolgeranno 2 concerti nella zona del centro storico e del Pincio. Il primo sarà sabato alle ore 18:30 e saranno degli aperitivi in musica in collaborazione con i locali che hanno partecipato nel periodo estivo all'iniziativa Il Mercoledì degli Artisti. Quindi alle 18:30 al Bar Dan, Guendalina e Oritali ci saranno degli artisti che allieteranno i momenti dell'aperitivo. Poi avremo 2 concerti, il sabato sempre alle 18:30 ma nel cuore della festa, quindi al Pincio, sopra il Pincio, quindi penso che sarà abbastanza suggestivo, ci sarà la band Sonart, che altro non è la parte pop dell'Orchestra Sinfonica Rossini, e così si esibirà anche domenica lo stesso gruppo con lo stesso programma per il ricambio dei visitatori della fiera, quindi domenica alle 18:30 questo concerto che gioca sulle radici e quindi proporrà le radici della musica italiana, che sono i classici Battisti, PFM, Graziani e tanto altro ancora.